Sei triste, annoiato, hai la depressione. Guardati le pillole del caffè. Buon divertimento. Ragazzi, un momento di grande gioia. Adesso partiamo tutti e quattro, andiamo a Punta Raisi, a Palermo, eh? Andiamo perché papà ha avuto una qualifica importante, capito? Mi hanno fatto capitano dei carabinieri. Andiamo, mangiamo a presto, andiamo a uscire tutti e quattro, eh? Manuè, forza, apparecchiamo la tavola. Va bene. Papà, scusa, ma perché si dice apparecchia la tavola? A papà mica si può dire aeroplano la tavola. Giusto. Ti pare o no? Ma lasciamo, mamma, che ritirate questa grande promozione. Bravo, bravo. Lo smoking ve lo mettete? Ma io mi devi credere, mi mettessi tutto il cuore, ma non posso. Perché? E dobbiamo pigliare l'aereo. E che c'entra l'aereo? Poi, Guagliaru, hai visto come sta scritto dentro l'aereo? Non smoking. La legge è legge e io la rispetto. Di Maio! Chi è? Ui! Altolare! Girati qua, Di Maio! Chi è? Di Maio! E che stai facendo con questa scarpa in capo? Tengo la scarpa in capo perché la scarpa tengo lontano gli orsi! Ma qua non ci stanno orsi! Ui che funziona! Madonna! Mandi per l'orsi! Io ho pregato che non voglio parlare, come faccio a far capire non voglio avere a che fare con voi? No, 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 non sono io che tengo un brutto carattere. Siete voi che siete scusmati e non voglio parlare più. Basta! Oh. Papà! Chi è? Che fai tu qua? Perché non si chiude la scuola? Ma c'è domenica! Non trovo scuse, a scuola tu hai pure la domenica, va bene? Papà, tu tieni un brutto carattere, papà! Non tengo un brutto carattere, tuo padre è un uomo duro! Papà! Tutti i colleghi tuoi non ti sopportano, tieni un brutto carattere. I colleghi miei non mi sopportano? Nessuno. Va bene. Papà, tu tieni un brutto carattere. Non mi hai voluto accattare la macchina, non mi hai voluto accattare le scarpe, non mi hai voluto dare i soldi. Nenni, tu sei figlio di un semplice maresciallo, ti sa credere che sia figlio di Berlusconi. Va bene, vieni triste, ma dimmi che sto nervoso. Papà! Che buono! Ti ha già dicendo una cosa. Dimmi. Tieni un brutto carattere. Buonasera, maresciallo. Buonasera, Manuela, buonasera. Vi devo dire una cosa importante. Dimmi, Manuela. Quanto vi voglio bene e quanto vi stimo. Ma stanno piangendo tutti i carabinieri qua fuori per colpa vostra. Manuela, devono piangere. Quando non fanno quello che hanno fatto, spezza il coscio. Maresciallo, diciamo sì la verità. Voi avete un brutto carattere. Ti tengo un brutto carattere? È normale. E vi siete litigati con vostra moglie, è vero? Ho litigato con mia moglie. E vi siete litigati con vostra figlia? Mia figlia. E vi siete litigati pure con il capitano dei carabinieri. Maresciallo, avete proprio un brutto carattere. Qua sta una lettera. Arrivederci. Ciao, Manuele, ciao. Ma fa come le tengono un brutto carattere, non lo sai. Mio fratello che mi scrive. Fammi vedere. Mio fratello che mi scrive. Maresciallo, perché state piangendo? Guardiano, mio fratello Ernesto che mi scrive. Vostro fratello va a scrivere. Ma io vengo un foglio bianco qua. Per forza, guagliano, per forza. Sono 2 anni che non ci parlate. Fanno poco pale, a poco pale. Ma da poco, tu pale non lo faccio. E a poco pale, capito? Già pazzi a poco pale. Parola, ma che se pazza in fama, piglia, che se fa ancora da me che faccio? O pale, non lo voglio faccio. Uè, chiamo il direttore, si trova a poco pale. Direttore. Calma, che è successo? Direttore, che se ne è pazzo, è pazza in fama, vero che è pazzo? È pazza in fame, mo fa forza un palo a me. E perché non vuoi fare il palo? Non avete fuo palo! E a fuo palo, capite? A mettere lì a fuo palo! Non avete fuo palo! Ma perché non fuo palo? Ma perché non fuo palo? Perché faccio palo e se è fissato che non vanno lungo e mi pisce coppie e pie! Eppure oggi abbiamo passato una giornata meravigliosa. Prima la prima colazione insieme, poi siamo andati al mare e lì hai preso anche il sole in topless. Che ne diresti adesso di andare a mangiare una bella pizza e poi andiamo a casa mia e ci facciamo una bella scopata?
Ah, una ciupata turca. Non lo piace la pizza. Padre, padre, dicitemi la verità, ma c'è stata qualche speranza? Ho portato l'olio. Ma perché non si porta zucchero o caffè? L'olio santo. Era pure per la zalata arrangiata, stesse voi, siete bravi. Amore, che dici? Amore, che dici? No, aspetta! No, no, mi giuridiamo. Io mi sento male, io sto morendo. No, 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 non devi morire, amore mio, non devi morire. Dimmi la verità. Sì, tutto quello che vuoi. La verità? Sì. Mi hai mai tradito? Mai. Mi hai mai tradito? Dimmelo! Mai, mai, riposati, mai. Ci siamo conosciuti che eravamo piccoli tutti e due, non ho avuto mai nessuna donna al di fuori di te, mai, mai, mai. E adesso non ce l'hai una donna, non ce l'hai, dimmelo, dimmelo. No, no, non la voglio, non ce l'ho e non la voglio. No, amore, non mi dai un dolore così, ormai è finita per me, io no. Amore, no, tu sei giovane, tu ti devi trovare un'altra donna, io voglio, il mio desiderio è che tu ti trovi un'altra compagna. Ma no. Una compagna a cui darei tutti i miei vestiti, il mio armadio. Sì, io lo voglio, lo voglio. Io voglio che tu ti trovi una donna alla quale darei tutti i miei gioielli. Io lo voglio. Una donna a cui darei anche la mia macchina. No, quella no. Perché? Perché quella non è una patente. Allora ci vogliamo fare delle sale. E con dire il barzelletto, io conto troppo bello, dice la verità. Sei pronto? Allora fammi ricordare. Tre! È bella! Sette! Undici! Ehi, ragazzi! Chi è? Oddio, e che stiamo facendo? Di Maio, ehi. Stiamo dando i numeri alla bambina? No, 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 siamo... 18! E che state facendo? Stiamo raccontando le barzellette, dottor. Che numero? Sì, perché dato che noi stiamo insieme a tant'anni, no? I barzellette gira e vuoto, vuoto e giri sono sempre gli stessi. Allora ci hanno dato i numeri. Quando dicono un numero, chi ne sa perché che la barzelletta là è... Uno! Gesù! 18! Mamma mia, cose pazze. Bello, bello, bello. Ah, posso provare qualcuno pure io? Ecco, ho provato a dire la barzelletta. 18! 7! 5! E perché con te ride e con me no? Perché non è sapete ricere, e barzellette sanno sapere raccontare. Caro Guagliarugo, è imbarazzante perché io voglio bene, siamo colleghi, amici, compagni ormai da tanti anni, io non trovo parole per buttare. Ma come dici? Guagliaro, guarda, ti tengo un nodo alla gola perché quello che vi devo dire è doloroso, è imbarazzante, io non trovo parole, non trovo il coraggio di buttare. Dicite? Come faccio a far capire? Sono quelle cose che... quelle verità amare, fosse meglio una bugia che una verità, io non trovo proprio la forza di buttare. Ma riesci a dite? Guagliaro, quando vi stimo, quando vi voglio bene, quello che vi sto per dire veramente è triste. Io è meglio che non vi dica. No, dite, maresciallo. Guagliaro, non mi portate rancore. No, ambasciatore, dite. Non porta pena. Dite. Guagliaro, vi tenete il corno, vostra moglie vi tradisce. Ma io non trovo parola per voi dire. E non me lo dici. Ah, no? Mi arrangiate così. Claudia, fai passare. È permessa? Posso entrare? Avanti, avanti! Buongiorno, dottoressa! Signor Di Maio, sono 4 anni che voi puntuale venite tutti i giorni allo studio medico. Preciso, preciso, tutti i giorni! E come mai proprio ieri non siete venuto? Mi dovete scusare, ma ieri non mangio di sabbue. Ma che c'è, che c'è? E che te ce dici, caro Carmelo? Carmelo? Chi è Carmelo? Non ti chiami Carmelo? No, io sono Aldo. Poi tengo questa brutta malattia che purtroppo mi dimentico ogni cosa, caro Gennaro. Io sono Aldo, non sono Gennaro. Non ti chiami Gennaro? No.
Come ti ho chiamato io? No, mi chiamo Aldo. E io come ti ho chiamato? Gennaro. Oi, è questa malattia che tengo. L'Alzheimer. Non lo sa, se mi dimentico ogni cosa. Non ti preoccupare. Però, caro... Aldo. Aldo, caro Aldo, io ho avuto una grande fortuna nella vita, in questo momento di malattia così feroce. Qual è sta? Ho trovato una donna, bella, bella, mi ha salvato la vita. Mi ha tolto proprio dal baratro della sofferenza. Penso questa donna mi ama, la mattina mi prepara la colazione e poi va al lavoro. Brava. Alle 14 che si mangia? A mezzogiorno alle 14, che fa? Si mangia, si fa. Si mangia? Pranzo. Caro Saverio. Aldo, Alduccio. Ah, caro Alduccio, mi prepara da mangiare, mangia con me, poi se ne va. Caro... Aldo. Come? Mi chiama proprio ciù. Come ci faccio? Come ti chiama? Aldo. Bravo, caro Aldo. Anche la sera lei mi prepara la cena. Mangia con me, cena con me. Mi dà un bacio qui sulla faccia, sulla fronte. Va a letto, mi aspetta. Ma è un litigio. Sempre tanta passione, tanta comprensione. Ebbene, non sei contento, pare che è passato un'uai. È la gioia che ogni uomo vorrebbe avere. Perché piagna? Perché non mi ricordo ci vado ste casse. Andiamo per lì, signor Leonardi, vestitevi e parliamo un poco. Andiamoci. Ah, signor Leonardi. Dite, dite. Con tutta la stima e l'affetto che vi porto, voi oggi siete stata una tragedia, eh. Ma come, voi sapete che noi facciamo studio alle 9 e venite insieme a mattina. Mi sono brugiato. Mi sono brugiato. Vabbè. Poi questa visita che vi siete fatto fare, signor Leonardi, è stata... siamo andati a finire alle calende greche, capito? Vi siete spugliati, vi siete vestiti, vado trovato di scarpe, vado trovato di calzine, vado tornato a vestire. Sono un tipo preciso, ho saputo. Ma preciso, però pure pesante, una visita di 2 ore e mezza. Io da 2 ore e mezza faccio 25 visite, signor Leonardo. Poi posso respirare, se mi seguo respiro, se non mi seguo non respiro, se mi mangio il mulignano faccio un fiato pesante. Ma è per collaborare con voi. Comunque, signor Leonardo, io non mi voglio... Non mi voglio impressionare. Esatto, non mi voglio impressionare. E parla. Non mi voglio aprire. Signor Leonardo, mi state qua a dirle. Voi tenete una bronchite, insomma, voi avete nei polmoni un invasamento. Mamma mia. Che non avete idea. Mamma mia. Insomma, morale della favola, voi tenete una bronchite galoppante che presto, secondo me, diventa proprio polmonite, se non vi state d'accordo. Voi la prima cosa, se dovete essere sinceri, voi fumate. Sì, fumo. Guardate là, ci sono i schiaffi. Uno guarda che sta venendo fumata. Voi la sigaretta non la avete proprio più. Non dovete stare negli ambienti dove si fuma. Non fumo più, ve lo giuro. Allora, da questo momento in poi, camminare assai e sigarette niente, si tenete in da sacco, pigliatela e gettatela. Va bene. E a proposito di sigarette, tenisse per un'accendina. E che lei fumate voi, dottor? Io fumo, ma non rompo cazzo a nessuno però. Uffa, si fanno sempre più difficili. Maresciallo, datemi una mano, eh? Dunque, 2 lettere, 6 romano, la sapete? Non la so. Abitante della città di Roma, 6 lettere, la sapete? Non lo so. Dunque, città col Vesuvio, 6 lettere, la sapete questa? Non la so. Maresciallo, ma voi non sapete niente. Ma perché, che è successo a tu? Caro dottore, il nostro problema è questo, subito ve lo spiego. Io e mia moglie, quella giovanissima, teniamo una vita sessuale molto bella, diciamo la verità, molto intensa, ci, molto intensa. Beata a voi. E dottore mio, lei piscerella, facciamo amore mattina, mezzogiorno, sera, notte. Però la cosa strana, la cosa incredibile, dottore mio, non siamo capaci di avere un figlio. E vabbè, succede. Che le chiami, ci voglio una provola, voglio una provola, io non sono capace di... Che la... vuole? Vuole una provola. Una prole, bravo, un figlio, bravo, bravo. Vuole un figlio e io dico, che devo fare? Fate l'amore, non succede niente, 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 dottore. Da quanto tempo siete sposati? E mo siamo sposati da un anno e mezzo, 18 mesi. Vabbè, 18 mesi, dottore, ma amore tutti i giorni, tutti i giorni. Certo, e c'è da preoccuparsi, direi di fare una cosa. Facciamo un controllino, giusto per vedere
da chi dipende. Per un fatto di galanterie, direi di farvi rianalisi prima voi. Sì, dottor, facciamo così, io la guaglione si mette paura. Voi facete prima a me. E quando dopo facete pure a moglie. Così mi facete con Dio, cominciate prima con voi. Scherzi a parte. Deve fare l'analisi, capite? L'analisi fatta allora, bene. Voi sapete dell'inseminazione. Dottor, alzate un po' la voce, sono assurdo. Dottor, ecco. Signor Di Maio, voi dovete procurare il liquido seminale, il vostro liquido seminale non si compra da nessuna parte. Io adesso vi do una provetta, la vedete questa provetta? Voi andate a casa, andate dai bagni, fate i fatti vostri, mettete il liquido seminale qua dentro e me lo riportate. Non si è capito, il liquido seminale sarebbe la sostanza medica. La sperma, va bene? La mettiamo qua. La mettiamo qui dentro. Va bene, me ne vado. Me la riportate e vediamo di fare questi analisi. Va bene, dottor, statevi bene. Arrivederci. Statevi bene, arrivederci. Signora, i miei rispetti. Vieni, vieni, pupata, assediati qua. Buongiorno, dottore, buongiorno. Buongiorno, mi avete portato la provetta? No, dottore, a proposito della provetta, io ho fatto con mia dritta buio, ho andato a casa e mi ho chiuso nel bagno, dottore, mio, senza scurno, ho provato con la mano destra, niente da fare. Ci stiamo provocando a sinistra, uno è più forte, niente da fare, neanche con la mano sinistra. Immaginate la mia mortificazione, ci chiamate la moglie, ma ci togli dammi una mano. Questa povera creatura l'ha provata prima con una mano, poi con quella da mano, niente dottore, niente. Ha detto, ma non è come dobbiamo fare, noi rimane a mattina e mi ha detto, dottore, perché tu alzi da ieri, ma ancora gli stessi vanno ancora. Ha chiamato la mia cognata, è un po' più grande, pure una bella guaglione, energica, ieri forse. Non c'è riuscito neanche a guaglione, prima con una mano, poi con una da mano, ci ha provato una da poco, niente. Ha detto, facciamo una cosa, chiamiamo la gnocca. Ah, mamma sua, una bella donna ancora, forte, poi, le fai servizio lì da casa, forza da te. È brutto che la povera femmina si è scuscinata, non ce l'ha fatta. Una mano, con quell'altra mano, tutte e due mani insieme, niente da fare. Ma voi che state dicendo, signor Di Maio? Ha chiamato a frate, ma ha detto, poi faccio qua a frate, mi dice il carrubbo nero, via se voglio. Pure mio fratello ha detto, che devo fare? Mi metto a disposizione, prima con una mano, poi con una mano, manco frate, ma ci ha riuscito. Ma com'è possibile? Dottor, vado a spiegare una cosa. Che cosa? Dottor. Come maronna sarà questa provetta? Ragazzi, oggi è una bella giornata e stiamo all'aperto. E le domandine sono facili, facili. Vediamo un po' Giordano. Tu ti butteresti da 30 piani in un bicchiere d'acqua? Se mi date i braccioli, sì. Devi studiare un altro poco, figlia mia. E tu, Borrelli, ti butteresti da 30 piani in un bicchiere d'acqua? Solo se mettete il trampolino, a così faccio il capriolo. Ci chiedo assieme, mi raccomando, Di Maio. E tu, ti butteresti da 30 piani in un bicchiere d'acqua? Assolutamente no. Bravo, pigliate esempi. E perché non ti butteresti? Diglielo. Perché non sai nuotare. Ragazzi, però faccio dire una cosa. È vero che siete donne e quindi siete vanitose, però non vado ad ascoltare che siamo sempre carabinieri. Quelle che scarpa a fiori, tu che scarpa bianca. E dai, stanno bene con la camicia, maresciallo. Non mi fai carabiniero, non mi fai ispirare di morte. Non mi fai cose serie, tengo il cuore lacerato, stracciato proprio. E perché? Non piange per dignità. Sì. L'avete saputo? Che è successo? Scannafosso, un maresciallo Scannafosso. E la guardia di stanotte. Ci ha lasciato il penne, è morto. Mamma mia. Botto sotto cuore e morto Scannafosso. Oh, mamma mia, Carmine, ma chi glielo dice alla moglie, maresciallo? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? È una gatta da pelare che a forza immagina, perché sono io, maresciallo capo. Però mi raccomando, mamma maresciallo, se glielo dite voi, usate garbo. Con delicatezza. Dolce. Capite? Dovete, come devo dire, maresciallo, dovete tenere tatto. Infatti, io ho molto tatto e quindi userò una tattica. Tatto, tattica. Come si fa a dare una notizia così a una povera vedova? Una notizia dolorosa. Quindi dolorosa, devo fare un dolo. Dolorosa, dolo. Sono una cultura. Un beghi. Sì? Buongiorno. Buongiorno. È la vedova Scannafosso? Ma mio marito non è morto. Io non sono vedova. Scommettiamo? Ah, mamma mia che dolore. Mamma mia che dolore. Ma Iarulo, ma che avete combinato? Ma se ve l'assai. Che avete combinato? Ma mi hanno sparato in culo, maresciallo. Ma è impazzito.
Che ne sacci? No. È stata la prima e l'ultima volta, Guagliarù. La prima e l'ultima volta. Ma che c'è? Noi teniamo questa abitudine da tanti anni. E Guagliarù andiamo insieme a caccia. Andiamo sempre a caccia, andiamo sempre a caccia a lepre. Devi sapere che la lepre è un animale veloce, pericoloso, in frasca, fa mui. Allora noi per stare attenti non ci spariamo una parte con un'altra, che la lepre si può un ballà, no? Ci siamo messi un accordo, è vero o non è vero? E come no? Che io e lui diciamo continuamente, non sono una lepre, non sono una lepre, in modo che l'altro non lo spara. E voi mi avete sparato in culo, non sono una lepre, mi avete sparato in culo. No! Perché? Sei buciardo. Perché hai detto tutto al contrario. Io sono una lepre. Commetti, io sono una lepre. Io... Pum! E t'hai sparato. E mi sono sbagliato. Oscar, ma come si può fare? Io sono sposato da 20 anni e mia moglie mi comanda con me una bacchetta. Ma tua moglie pure fu lo stesso. Ma che stai dicendo? A casa mia un cazzo per te. E poi quando a Lucca tremano. Pensi che l'altro giorno a Lucca la trovai inginocchiata. E che ti ricetta? A me merdi, esci da sotto l'etica che non ti faccio niente. Signora Bella, ditemi tutto, qual è il problema? Dottore, la mia croce è mio marito. Io sono sposata da 5 anni e noi non facciamo sesso. Perché? Perché mio marito è impotente, non raggiunge l'erezione, dottore. Io sono disperata, aiutatemi. Signora Bella, statemi a sentire. Vedete questo? Gli fate una spruzzatina all'ora di cena nel pasto principale e mi ringrazierete. Risolverò il problema dell'erezione. Sì, signore. Grazie, dottore. Arrivederci. Grazie. Signora Bella. Dottore. Come va con vostro marito? Avete fatto la spruzzatina? Dottore, ma quella spruzzatina, per essere sicuri dell'effetto, quando stavamo a cena, ci ha gervagato tutto buccettino in coppa. Gesù. Dottore, non l'avesse mai fatto. Che si è fatto russo. Ha menato tavola e facciato tutte le panne a quella. Ma la parola, una cosa dell'altro mondo, ma menata per coppa per sotto, mi ha fatto amore, faccio muro, un coppa a tavola, un coppa a tavola, a destra, a sinistra, un coppa sotto. Dottore, non mi ha fatto capire niente, dottore mio. Dottore, sesso sfrenato! Non siete contenti, non era quella che volevate voi. Sì, dottore. Ma con quale coraggio tornare da chi in un ristorante? Uffa, voglio, però facciamo sempre sto gioco, pallone. Quindi riusciamo che la mutante che corrimmo appresso un pallone innanzi a rete. Facciamo una gioco, facciamo una cosa. Hai ragione, io dicessi fa o golfa. Ecco, bravo, facciamo la golfa. O golfa. E che è sto golfo? Come si gioca sto golfo? Che ci vuole? Basta una mazza. Una mazza. Due palle. È un bel buco. Io metto la mazza. Mi mette il pallo. E metto... E non voglio che giù. Nenè, papà, tu oggi fai 18 anni. Auguri a papà. Grazie, papà. Tanti auguri. Dunque, e papà ha mantenuto la promessa. Oh, ma lei lo può fare automatica. Guarda, dammi qualcosa, chiaffato. Qua stanno le chiavi della macchina che ti ho regalato. Però tu mi devi fare un giuramento, papà. Mi devi fare una promessa. Che non corri. Sei fresca patentata. La prima volta che piglia la macchina, hai piano piano, sennò mi fai il cuore per l'aria. E va bene. Papà ogni tanto ti telefona, non potete controllare, perché se c'è una buona piccinella non fa niente, però sto in apprensione per la macchina. Tu vai piano? Pianissimo. Prometti che vai piano? Sì, una lumaca. Mi giuri che vai piano? Giuro. Sennò mi fai il cuore a me a 150 all'ora, mi raccomando. Io ti chiamo ogni tanto. Cassani, ciao. Divertiti a papà. Ciao papà. Mua. Ci vediamo tra la settimana prossima. Tanti auguri a papà, vai. Non correre! Si è la giacinta. La giacinta si è. Aia, ma perché mi hai dato lo schiaffo e non ho fatto niente? Che ti avevo detto quando sei uscito? Non correre! T'hanno chiamato 100 volte t'hanno chiamato. Rispondeva sempre la signorina, sai che mi diceva? Non è raggiungibile! A quando faranno curriva, papà? Hai visto? In pochi minuti ti si scrutate i wire. Grazie alle pillole di Oscar Di Maio.